Benvenuti ragazzi e benvenuti nella seconda parte del video vlog delle mie vacanze di Natale. Quindi io vi lascio al video e buona visione. Ragazzi, buongiorno. Io sono ritornata a casa e sono andata in chiesa. E siamo ritornati, siamo riusciti e abbiamo comprato un po' di cose della Fruit. Eccole qua, allora. Ops, casini, felpa rossa, sì, felpa rossa, maglietta rossa mi mancava, questa blu di mio fratello, la tuta nera, io un'altra maglietta a maniche corte di questo colore, bellissimo. Poi questa qui e felpa bianca, girocollo. Mi sono comprata anche questo giacchetto di jeans bello large che rimane così e mi piace tantissimo. Questo di oggi, penne con salsiccia e panna, insomma, un bellissimo condimento. Questa carne fantastica è la tavola, l'ho apparecchiata io. E questa è la tavola nuova che abbiamo preso, sì, tavola proprio, tovaglia. Chiara, cin cin, aspetta, non lo mangiare. Ci stiamo guardando Spartacus. Ciao ragazzi, tanti auguri di buon anno. Oggi è il 1º gennaio, è il primo dell'anno di questo 2020. Io adesso, ragazzi, mi sono svegliata un minuto fa proprio. Un attimo, fatemi riprendere. Brava. Serve pure per la cucina. Madonna. Allora, Letizia. Ragazzi, io vi auguro di passare un anno in serenità, in pace e speriamo che sia un anno roseo per tutti quanti, pieno di nuove esperienze, di nuovi incontri, di nuovi amori, amicizie e speriamo che vada tutto bene. Io sono un po', diciamo, pessimista, nel senso arriva il nuovo anno, ma sempre tragedie su tragedie capitano, i ponti, le strade, omicidi, ragazzi e ragazze giovani che muoiono. E quindi questo mi mette tantissima amarezza e tristezza perché è veramente brutto. Quindi io spero che per ognuno di voi ci sia tanta allegria quest'anno. Questo è l'outfit del giorno e ho rimesso a posto. Yeah. Conosco il nome dello Tac, ora è straordinario uno e qua stiamo preparando. amore. Questo E straordinario queste io innamoro le di tante adoro, me età, le potrei mangiare in tratto dal quantità finale di un nostro. abnormi. Sì, però facciamo che l'ha visto. Aggiornamento ragazzi, sono in bagno, mi sono lavata i denti, prima ho passato il filo interdentale e me li sono lavati per bene perché in queste feste bisogna lavarli con tutti i zuccheri dolci che assumiamo e mi stavano facendo un po' male. Siamo arrivati al penultimo episodio della prima stagione di Spartacus, dobbiamo vedere l'episodio 12. Comunque, Questa sarà la prima Red Bull del 2020. Siamo giunti alla fine della prima stagione di Spartacus. Andiamo, non c'è sta niente di bello. Mamma, saluta il video. Ciao. Oggi siamo venuti al centro. Rosso di sera, bel tempo si spera. Che È motivo? rosso. Ma dove è rosso? Laggiù. Ma quello è il palazzo di Fendi. Comunque, pessima idea, c'è veramente tantissima gente. Però io sono venuta qui Non camminiamo solo proprio. per vedere le scarpe e basta. Questo è un negozio Te la bellissimo. leggo, eh. Tara 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 No, tara però la leggo, tara tara. è sempre stata Un affascinante. negozio. È bellissimo. Ci vuole che roba. Tutti quei pezzettini. Cioè io credo che... Finalmente! È una vita che non lo mangio. Io L'hanno manco. fatto, buono, però... E oggi proveremo queste qua. Bene, sono ritornata a casa, devo rimettere tutto a posto.
qua, l'impasto delle crepe, padella. Il piatto, qua dove le appoggiamo, poi questo è il coltello dove spalmiamo la Nutella e zucchero a velo. Questa è la seconda. Bene, dopo le tre crepe sono pronta, qui bella comoda per guardare l'ultimo episodio della prima stagione, ci manca mezz'ora. Buongiorno, 9:40 del mattino. Mi sto riscaldando la crepe. E voilà. Bella farcita, riscaldata. Buon appetito. Mani congelate, però la lavatrice è stesa. Ok, lavato i capelli. Adesso vado di là che mamma mi deve passare la maschera e poi ci devo stare, insomma, ferma 15 minuti. Pulizie. Io sto preparando l'outfit per oggi. Finestra aperta, ovviamente. E ho preparato la borsa. Ciao. Salutate! Noi stiamo andando, sì, alla pista di pattinaggio. E ce la possiamo fare, dai. Però c'è tanta gente. Noi siamo qua, stiamo pattinando. E guardate quanta gente ci sta. Ali, che dici? Tutto bene? Non sono caduta, credo. Meno male. Jay. Ciao, regà. Sta andando tutto bene questa esperienza? Sì, però non abbiamo ancora visto Alice cadere, quindi... No, non lo dobbiamo vedere cadere, porella. E niente, io vi consiglio di andare in una pista dove non ci sta tanta gente, perché è un grandissimo problema. Siamo stanchissimi. Comunque, stiamo ritornando a casa e... abbiamo programmato per la prossima settimana, dobbiamo andare a mangiare il sushi per forza. Ragazzi, io sono scesa dall'autobus, fermata, cioè poco fermate prima, perché sto andando al Mac a prendermi qualcosa. Ragazzi, eccola qua la merenda. Mi appoggio qua, ve la faccio vedere. Tre panini. Yeah. E voilà, buonasera. Se volete farmi un regalo e non sapete cosa farmi su questo, fidatevi che non sbaglierete mai. Oh yes. Buonasera ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Letta Dentista. Filo interdentale, mi raccomando. Passo il filo interdentale e poi mi lavo i denti. Comunque noi ci vediamo direttamente domani mattina, eh. Buongiorno. Caffettino alla salute. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno questo giorno che buongiorno si sveglia oggi con te. Finalmente ritornata a casa di prima mattina di domenica. Aiuto. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Eccomi qua, mi sono preparata. Ho cambiato i jeans e le scarpe. Comunque stiamo andando in chiesa, perché così domani non ci andiamo. E questa di oggi vale appunto per domani. Buongiorno amici. C'ho una faccia da addormentata. Comunque buona festa dell'Epifania, che tutte le feste si porta via. Quindi l'ultima giornata di festa e domani si ritorna a scuola. Comunque, outfit del giorno, molto semplice, jeans, felpa, giubbotto, cappellino rosa, calzini fantasia e Stan Smith. Comunque sto andando a Castel Romano con mia madre e con mio fratello per vedere le scarpe. Siccome ci sono i saldi, io già un paio l'ho acquistato su ASOS, mi deve arrivare settimana prossima. E volevo andare a vedere un po' che c'era lì. Ok, dopo la colazione al Mac andiamo qui, che si chiama Pittarello. Comunque dicevo, si chiama Pittarello. Guardate quante scarpe ha, però non sto trovando niente. Io sono molto particolare sui gusti delle scarpe e se davvero mi piace io la compro subito con qualunque, non solo sulle scarpe, qualunque tipo di indumento. Se mi piace la prendo subito, però non sto vedendo scarpe che mi potrebbero interessare, nada de nada. Buon appetito! Buon appetito, fare quello scherzo. Ma te mi odierai, eh?
Eccoci qua, stiamo giocando, abbiamo giocato a carte, io ho perso due volte, una volta a 31 e una volta a saltacavallo, perfetto! Qui stanno giocando alla play. Ma chi è? Musica, comunque ieri... Ragazzi, finalmente siamo ritornati a casa, io sono stanchissima, sono quasi le 11 penso, 10 e mezza, una roba del genere. Ciao Albero, ci vediamo l'anno prossimo e ciao Presepe, ti rifaremo molto meglio, mi mancherete tantissimo. Che poi la Befana aiuta moltissimo perché ecco qua le mie due calze, pienissime. E adesso mi scelgo qualcosa che poi domani porto a scuola. Oggi è stato veramente il peggiore dei rientri a scuola, molto faticoso come ogni anno. E io spero che vi sia piaciuto il video veramente. E niente, adesso si ritorna alla routine e ci vediamo al prossimo video vlog delle vacanze. Ciao ragazzi!